presente. Questa. Questa. Ecco così, ecco con l'innocente consegna la targa a Sara. Una cantante giovanissima, hai cantato la canzone del contadino, ma come ti chiami innanzitutto? Sara. Sara, arrivi da? Vertova. È la prima volta che canti su un palco? Sì, no, ancora, ma col coro. Perfetto, canti nel coro con la professoressa Fratus, il piccolo coro Note Insieme, divisa rossa come quella del coro questa sera. Eri emozionata? Un po'. Poi è passata? Sì. Bravissima, erano brave anche le altre cantanti della tua categoria? Sì. È stata una bella lotta. A chi vuoi dedicare la tua vittoria? Alla mia nonna. Come si chiama la tua nonna? Luigina. Stefano Bernardi, vincitore dell'edizione 2012 del Gandin Festival, la prima intervista a caldo da vincitore. Quali sono le emozioni di questa serata? Sorpresa. Sorpresa perché sinceramente non me l'aspettavo. Poi ovviamente c'è... Sono felice, certo, però davvero in questo momento dir qualcosa mi viene difficile, sono proprio bloccato dall'emozione. Ecco, per questa canzone c'era anche una dedica speciale, c'è stata una particolare intensità sottolineata anche nel verdetto della giuria, una canzone e un tema a cui tenevi? Parecchio, perché alla fine... Io mi sono detto quest'oggi, ho pensato, vabbè, io voglio andare lì al Gandin Festival per cantare, perché ne sentivo il bisogno di poter cantare, di poter dire qualcosa, di poter in qualche modo fare questa dedica, provare a far arrivare un messaggio. Sì, lo dico con sincerità, senza ipocrisia, della vittoria mi importava relativamente, volevo soltanto cantare. È sempre un'emozione, ci crediamo davvero tanto perché io personalmente penso, so e ne sono convinta che fin da piccoli e poi gli adolescenti sappiano regalare al pubblico tante emozioni, soprattutto attraverso la musica. E un grazie davvero a tutti, un grazie a coloro che ci hanno sostenuto e speriamo davvero che questa manifestazione, il Gandin Festival, possa continuare anche nei prossimi anni perché, come si dice, il futuro è in mano ai ragazzi, è in mano ai giovani.